Acido ialuronico. Che cosa c'è da scoprire? Ne parliamo con il professor Italo Capparucci, medico specialista in ortopedia all'Università di Urbino. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di La Salute, gentili telespettatori e telespettatrici. Oggi abbiamo, per le prossime altrettante due trasmissioni, un ospite d'eccezione che ci è venuto a trovare dall'Università di Urbino. È un caro amico, è il professor Italo Capparucci, che saluto. Ciao Italo e benvenuto alla Salute. Grazie per Grazie. aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E, Italo Capparucci è ortopedico, quindi ovviamente ha una grande esperienza di sala operatoria, ma adesso lavora al Dipartimento Biomolecolare dell'Università di Urbino, dove fanno ricerca anche e soprattutto nell'argomento di cui ci occuperemo oggi. Oggi infatti parleremo di acido ialuronico, che come voi sapete abbiamo già affrontato in un'altra nostra puntata, ma lo faremo da un punto di vista di conoscenza scientifica. Infatti, col professor Capparucci cerchiamo di entrare subito nel merito, non solo di che cos'è l'acido ialuronico, ma di capire anche un pochino più da vicino come funziona il suo meccanismo e che soprattutto non è che tutti gli acidi ialuronici sono uguali, bisogna cercare di capire un po' la differenza. Allora, illuminaci un pochino, abbiamo anche delle immagini che tu ci hai fornito che ci serviranno a seguire la tua presentazione. Prego. Io ti ringrazio, molto piacere di avere questa opportunità e ringrazio anche a nome del mio Dipartimento Biomolecolare dell'Università di Urbino, oltre che dei miei collaboratori. L'acido ialuronico è una scoperta tutto sommato anche abbastanza recente, no? È datato, come si sa, circa 1934, scoperto da due ricercatori della Columbia University che scelsero di chiamarlo ialuronico perché ialos in greco, significa puro, significa limpido, e quindi hanno cercato di qualificare questa glicoproteina, cioè questa sostanza che fabbrichiamo noi con il nostro corpo, e che ovviamente si riduce per qualità e quantità man mano che ci invecchiamo. Qualificarono questa proteina chiamandola come qualcosa che richiamasse una purezza assoluta. Il maggior serbatoio è il corpo vitreo nell'occhio, subito dopo le articolazioni. L'acido ialuronico quindi è uno zucchero proteico che ha la capacità di lubrificare, nutrire e tante altre finalità nel novero strutturale del liquido sinoviale, cioè del lubrificatore che abbiamo tutti all'interno delle nostre articolazioni. È formato, come vedete, da glucosamina e acido glucuronico, può essere scisso, deve essere scisso dopo un ciclo di vita che ovviamente si accorcia man mano che ci invecchiamo, da due enzimi diversi, che hanno nomi diversi e funzioni diverse, ma che sono comunque degli enzimi di scissione che troviamo tanto nei tessuti molli, quindi tendini e muscoli, quanto nelle articolazioni. Per quanto attiene, le capacità, terapeutiche, bisogna tenere presente che, non è più corretto parlare di acido ialuronico in senso stretto, ma è più corretto allo stato attuale delle conoscenze parlare di sostituto del liquido sinoviale, perché anche solo con i prodotti scientifici che poi hanno un risvolto commerciale preciso, se noi applichiamo determinati tipi di letture scientifiche come griglia di valutazione della sostanza terapeutica e la valiamo come un sostituto vero del liquido sinoviale, i numeri a disposizione del medico terapeuta diventano molto minori dei 70 o 75 prodotti che abbiamo a disposizione in questo Molto, momento. molto, sì, infatti ce n'è veramente da a volte non capire più niente, ecco. Esattamente, cioè questo genera anche una certa confusione. In linea di massima diciamo che l'acido ialuronico o sostituto del liquido sinoviale per completezza maggiore può essere di due tipi. Un singolo peso molecolare, e lo viene chiamato lineare, oppure più pesi molecolari legati fra di loro, e allora viene chiamato cross-linkato o comunque sia pontato, cioè uniti questi vari acidi ialuronici che hanno pesi molecolari diversi. Ecco, e qui in questo caso cominciamo a capire qualcosa, no? Perché innanzitutto capire
anche da un punto di vista dell'utilizzo. Che differenza c'è fra l'impiego di un acido ialuronico lineare e di un acido cosiddetto crosslinkato che ha al suo interno più pesi molecolari fra di loro? Ecco. È un riferimento essenziale questo che hai accennato tu e che deve essere molto chiaro. Peraltro la scienza attuale ci offre dei punti di riferimento, dei parametri molto precisi. Allora, il peso molecolare che fa da vallo per scindere le due qualifiche terapeutiche che tu hai accennato è quello di 1.200.000 kilodalton. Il kilodalton è il sistema di misurazione del peso molecolare. Sotto a questo valore siamo di fronte a quello che noi chiamiamo acido ialuronico induttivo, cioè capace di stimolare la riparazione cartilaginea. Quindi sopra, abbiamo fondamentalmente viscosupplementazione e viscoinduzione, esatto. Così sarebbe. Ecco. Quindi la viscoinduzione è quando tu inietti in cavità articolare o in un tendine o in un muscolo un acido ialuronico che deve essere al di sotto del 1.200.000 kilodalton, altrimenti non è in grado di stimolare nulla. Ok. A questo punto fai viscoinduzione, cioè stimoli la formazione di materiale nuovo, cartilagineo o tendineo, o semplicemente la riparazione. Sopra quel valore si può arrivare a 2 milioni e mezzo, a 3 milioni e mezzo, a 5 milioni di peso molecolare. L'acido ialuronico ha la impossibilità a filtrare oltre la maglia sinoviale, cioè oltre la rete biologica che abbiamo nella nostra struttura anatomica, e quindi rimane nel posto dove tu l'hai messo, fosse la cavità articolare o fosse il corpo tendineo, e c'ha effetto esclusivamente di lubrificazione, cioè antiattrito. Ecco, infatti una cosa importante che ti volevo chiedere era proprio il tema della idratazione dei tessuti e anche capire un po', siccome quando si parla di articolazioni in qualche modo insultate o dolenti si fa un collegamento con l'artrosi, quindi con una patologia degenerativa, capire bene come entra in questo concetto di reidratazione dei tessuti l'acido ialuronico, riallineando appunto le molecole. Ci entra in un modo molto preciso e della domanda ti ringrazio. Capacità terapeutica dell'acido ialuronico è connessa, abbiamo detto, al peso molecolare, ma anche alla concentrazione, che sono due valori completamente differenti fra di loro. Il peso molecolare può essere elevato e la concentrazione bassa e viceversa. Questi due presupposti costitutivi dell'acido ialuronico, che oggi come oggi si ottiene per fermentazione batterica, non più per estrazione, perché quello estrattivo che ancora c'è in commercio è piuttosto pericoloso dal punto di vista anche igienico-sanitario, dalle creste di gallo, no? Certo, l'estrazione sì. Caratteristica. Queste due caratteristiche, peso molecolare e concentrazione, sono quelle sulle quali si gioca per ottenere il risultato terapeutico migliore. L'acido ialuronico, allo stato attuale delle cose, è l'unico mezzo terapeutico iniettivo che noi abbiamo capace di reidratare le matrici cartilaginee o tendinee o muscolari, cioè di riportare acqua nelle strutture che quando sono malate per prima cosa sono disidratate. Bisogna tenere presente che la fisiologia ci insegna che le cellule cartilaginee, cioè i condrociti, come le cellule tendinee, cioè i sinoviociti, rispondono soltanto allo stimolo della pressione idrostatica, non quella meccanica. In altre parole, il fatto che un'articolazione venga usata ma disidratata non permette con lo stimolo meccanico e basta, cioè il peso del corpo che si piomba sull'articolazione, ai condrociti e ai sinoviociti di ripartire e riparare, se non c'è una componente idratativa. Questo è fondamentale. E in questo momento qui, dei vari mezzi terapeutici iniettivi che abbiamo, soltanto l'acido ialuronico dimostratamente è in grado di reidratare, cioè di trasportare acqua. Ecco, naturalmente ha un suo razionale l'impiego dell'acido ialuronico. Abbiamo visto, tu hai parlato appunto di dimensioni delle particelle per poter penetrare attraverso la membrana, il principio della stimolazione del nostro acido ialuronico attraverso la viscoinduzione e là dove invece siamo di fronte a una situazione ormai compromessa, supplementare con alti pesi molecolari. E io volevo però vedere con te una immagine interessante che tu ci hai fatto avere sulle varie tipologie di danno cartilagineo fino alla classificazione delle forme
che possono essere trattate con successo e quelle che invece sono tue, prettamente chirurgiche, quando il danno è avanzato. Magari la regia ci manda poi l'immagine. Eccola qua. Ecco qui. Questa è la classificazione dei danni cartilaginosi su 4 gradi, che è quella ormai come Outbridge accettata a livello internazionale. Si va dal grado 1, che è il primo in alto a sinistra, al grado 4, che è il più basso a destra. Okay. In mezzo ci sono il grado 2 e il grado 3. La immagine gialla che voi vedete alla base di ogni scaffold, di ogni disegnino quadrato, è la matrice, quella che appunto deve essere ritrattata. Qualsiasi danno superi la matrice, cioè la base della cartilagine, fino a scoprire l'osso, è un danno non più riparabile con l'acido ialuronico, ma ad indicazione chirurgica. Così come invece il danno più lieve, cioè quello della categoria 1, essendo molto superficiale, viene considerato un danno autoguarente in questo momento. Autoguarente se l'ammalato si può permettere il lusso di essere fermato fuori carico per alcune settimane, quindi è un grado in realtà che non è autoguarente, è semplicemente oggetto di profilassi più che di terapia. I grado 2 e 3 sono quelli invece di pertinenza dell'acido tipicamente ialuronico. Assolutamente sì. Io volevo poi ancora andare avanti sulle immagini che ci avete, quando parli appunto di biovolumetria e di citotossicità, perché naturalmente, come dicevo, oggi noi cerchiamo di parlare di acido ialuronico non tanto in questa trasmissione dal punto di vista clinico-terapeutico, ma proprio nei concetti che rendono irrazionale per l'uso di questo prodotto. Ecco. Vediamo pure con le immagini, così. Eccola qua. Ecco, dunque, il concetto della biorivolumetria è quello che identifica per l'appunto quello che noi possiamo chiamare, con un avanzamento scientifico piuttosto recente, il sostituto del liquido sinoviale, cioè una sostanza che ha le capacità, se non uguali, perlomeno molto parallelabili a quella del liquido che abbiamo fisiologicamente in cavità articolare. Quindi non solo acido ialuronico, ma un concetto piuttosto esteso dal punto di vista terapeutico. Come potete vedere, nella parte sinistra in basso c'è scritto viscosupplementazione, quindi una sostanza capace di fare anche azione antiattrito tra le superfici danneggiate, ma soprattutto di fare capacità, sulla destra come si può vedere, di viscoinduzione, cioè di stimolo alla ripartenza, alla formazione di nuovo tessuto, tanto sui tendini quanto sulla cartilagine. Questo è il concetto della biorivolumetria. E poi c'è il concetto di citotossicità, che è anche altrettanto importante. Molto importante, molto importante. Il concetto di citotossicità si lega strettamente all'acido ialuronico cross-linkato, cioè a quello che abbiamo detto all'inizio, essere un acido ialuronico formato da vari pesi molecolari che vengono legati fra di loro con una sostanza che è sostanzialmente un idrocarburo molto, molto purificato e che ovviamente alla fine del ciclo terapeutico, una volta che è stato metabolizzato ed assorbito, non deve lasciare residui, perché altrimenti ha un effetto tossico. La letteratura internazionale e anche la legge che sono alla base di questo tipo di terapia individuano in un 1,2% la residuo proteico tossico che può essere pericoloso e accumulabile. Quindi un prodotto che lasci valutazioni, valori da 0,25 a 0,70 dopo che è stato usato è un prodotto molto buono. Sicuramente sì. Questo ovviamente, ripeto, è un problema che esiste soltanto per gli acidi ialuronici cross linkati, cioè quelli che nella siringa, sì, che di fatto il medico usa, contengono 2 o 3 acidi ialuronici diversi per peso molecolare, più leggero, medio e pesante, in modo tale che il rilascio sia molto più lento, molto più controllabile e quindi con un effetto più duraturo, sia come permanenza nella cavità articolare, sia come effetto terapeutico reale. Ecco, nella tua esperienza, in un soggetto di media gravità, che rientra in quelle classi 2 e 3 che tu hai fatto vedere, con quale periodicità bisognerebbe ripetere questi cicli infiltrativi? E poi ancora ti voglio chiedere, ha secondo te un valore preventivo l'acido ialuronico? Assolutamente sì, queste sono domande tutte quante molto importanti per quanto riguarda soprattutto la presa pratica delle ricerche che facciamo sulla vita clinica, sulla pratica clinica di tutti i giorni. Il grado 1 di danno cartilagino è un grado assolutamente da segnalare alla prevenzione.
quei gradi di danno superficiale che abbiamo visto, multipli, sono caratteristici di lavoratori pesanti, di sportivi dopo un match importante, che non possono essere riparati in 24 o 48 ore, ma ci mettono molto tempo, e che sono comunque dei precordi di danni più profondi. Quindi la prevenzione, che quasi sempre viene affidata, per il motivo che abbiamo appena detto, all'acido ialuronico cross-linkato, cioè quello più complesso, quindi alla siringa unica, anche fatta ogni 6 mesi, che ha un valore preventivo. Per quanto riguarda l'aspetto terapeutico, invece, come accennavi prima, è molto importante nel concetto della bioriolumetria la integrazione fra l'acido ialuronico lineare, cioè la fiala che ha un peso molecolare unico, sì, e invece il cross-linkato che segue. A distanza di pochi giorni, iniettare prima in un'articolazione sofferente l'acido ialuronico lineare significa fare un'azione immediata di riconversione anche dell'ambiente chimico del ginocchio, quindi è una prima azione anche sul dolore. E a distanza di 8-10 giorni, 15, iniettare una siringa unica di acido ialuronico cross-linkato, che invece completa l'azione non solo permanendo di più, ma anche agendo in un modo diverso sulle varie patologie degenerative e sul dolore, perché si lega ai centri CD44, quindi fa un'azione completamente diversa, più lenta, ma sicuramente più duratura su queste patologie. Ecco, tu hai accennato due cose su cui volevo ritornare. Uno, il dolore, perché spesso i pazienti valutano il successo di una terapia sulla base di una scala analogico-visiva del dolore che passa da un certo valore a un valore molto più basso. Ecco, nella tua esperienza, ha anche un'azione antalgica l'acido ialuronico? Sì, se ben usato, assolutamente sì. Ecco, anche a questo si riconnette il discorso della bioriolumetria. Usare prima l'acido ialuronico lineare, quindi un peso molecolare singolo, induttivo, quindi sotto 1,2 milioni, che stimola, il veloce, è chiaramente un acido ialuronico che permane in cavità articolare per alcune settimane, non per mesi, però c'è un effetto immediato di carattere antinfiammatorio, di riconversione soprattutto dell'ambiente acido, perché un'articolazione degenerata o danneggiata ha una chimicità acida, fosfatasi acidi in particolare, sono sostanze che hanno la capacità di essere grandi mediatori chimici del dolore. La riconversione di queste è già un'azione importante sul dolore. A seguire si utilizza l'acido ialuronico col crosslink per pungere molto meno il paziente, perché questa accoppiata permette un trattamento ogni 6 mesi. E l'effetto sul dolore si prolunga perché l'azione è completamente differente, appunto perché blocca i centri che sono i recettori del dolore. Un'altra domanda, una curiosità: ha un senso, mentre si fanno dei trattamenti infiltrativi con l'acido ialuronico, farne anche aggiungere dei trattamenti col cortisone? Sicuramente sì, specialmente quando... Non contemporaneamente. Diciamo che il cortisonico può essere usato in accoppiata con l'acido ialuronico cross-linkato se si è di fronte a una patologia sicuramente infiammatorio degenerativa molto avanzata. Faccio l'esempio delle malattie della cartilagine metaboliche, quindi non so, nei diabetici, negli artritici reumatoidi, può avere un significato importante. Bisogna tenere presente che il cortisone è sicuramente e rimane il migliore antinfiammatorio che abbiamo a disposizione, però ha un effetto assolutamente deleterio sulla superficie cartilaginea, perché può anche in dose unica inibire per lunghissimo tempo, a volte per sempre, la pompa glicogeno lattato, cioè la capacità di ricambio continua che abbiamo tutti sulla superficie cartilaginea. E perciò proprio per questo viene usato con parsimonia e soprattutto in accoppiata con l'acido ialuronico, perché lo ialuronico è in grado di proteggere gran parte di questo danno collaterale. Quindi non bisogna avere timori, è usato con il giusto buon senso, assolutamente. Però quello che voi fate nel vostro dipartimento di biologia molecolare è anche quello di fare ricerca sui meccanismi antidolorifici, l'ELISA test, ecco, cioè si va un po' più, questo è importante perché tu oggi ci parli un po' al di fuori solo degli aspetti clinici, poi li vedremo anche con te le varie tecniche infiltrative delle articolazioni. Cos'è questo ELISA test che voi fate e perché? Ecco. Dunque, l'ELISA test è un test molto complesso, è fatto di varie rilevazioni
da più derivati biologici, perché viene fatto tanto sulle urine, quanto sul sangue, quanto sul liquido sinoviale, punto, e aspirato del paziente. È un test che non solo dice come stanno andando le cose, ma soprattutto dà un'immagine precisa della evoluzione più o meno positiva, più o meno negativa, ecco, della terapia che stiamo facendo. In particolare il primo dei vari, delle varie rilevazioni, cioè il CTX2, è un test, eccolo, riconosciuto a livello internazionale come un test che determina in maniera molto precisa la rapidità dell'evoluzione degenerativa che c'è quel paziente lì. Ah. Un CTX molto elevato significa che siamo di fronte a un paziente che sta danneggiando, sta sfaldando la sua cartilagine con molta velocità. Molta velocità. Riuscire a fermarlo o addirittura a invertirlo come tendenza in un lavoro scientifico prolungato almeno un anno, c'ha un valore predittivo e c'ha un valore di conferma della capacità terapeutica di un mezzo molto importante. Ecco, quindi nella tua esperienza potresti dire che hai notato questo tipo anche di inversione del CTX2? Ma infatti il concetto della bioriolumetria si ricollega proprio a questo, si è cercato nelle varie evoluzioni sperimentative di trovare un sistema di somministrazione che fosse un buon compromesso tra l'effetto immediato, l'effetto permanente, duraturo, quello ricostruttivo dove era, o riparativo dove si poteva, soprattutto mettendo meno disagio al paziente possibile, perché pungere due volte in sei mesi un paziente, con un intervallo di 8-10 giorni è un conto, pungerlo 5 o 6 volte o addirittura tutti i mesi, certo, ovviamente è un altro. Ecco, e questo naturalmente può essere un buon parametro per valutare anche la qualità dell'acido ialuronico che tu fai, perché immagino che tu abbia, so che stai preparando una grossa comunicazione per un congresso internazionale a Cracovia, sì, Cracovia, chissà se ci sarà, ecco, perché sperando che si possa farlo in presenza. Quindi tu vai anche a controllare quando leggi i lavori se è stato fatto questo ELISA test? Assolutamente sì, anche perché l'ELISA test è l'unico test, se ben condotto, che ci dice alla fine di un lavoro scientifico che ha fatto terapia, quindi che ha preso delle persone malate e le ha curate come se fossero la casistica di tutti i giorni nell'ambulatorio di qualsiasi specialista, che ci dice se noi alla fine di quell'anno, anno e mezzo, due anni che è durato la sperimentazione, abbiamo incrementato lo spessore come facilmente visibile in ecografia o in risonanza magnetica, o invece abbiamo ricostituito una cartilagine ialina, quindi siamo stati capaci non solo di fare uno zoccolo duro, ma di riproporre una elasticità, una struttura di una cartilagine estremamente simile a quella della biologicità normale. Quindi una vera e propria terapia rigenerativa potrebbe essere questa. Questo fa la differenza. Questo fa la differenza. Bene, termina qui questa prima puntata dedicata all'acido ialuronico in compagnia del professor Italo Capparucci. Faremo altre trasmissioni nelle prossime settimane, sempre col professor Capparucci e sempre dedicate a questo argomento, ma la prossima, ve l'anticipo già, sarà proprio molto clinica, perché il professore ci ha portato un bellissimo video da lui realizzato con tutte le varie tecniche infiltrative di tutte le articolazioni dove è possibile infiltrare. Ho visto un lavoro incredibile, hai fatto veramente utilissimo per tutti quelli che volessero avvicinarsi alla tecnica infiltrativa, e quindi lo vedremo nel dettaglio sempre col commento. Per adesso io ti saluto, ti ringrazio di essere stato qui con me a parlarci di acido ialuronico e delle nuove frontiere di questa terapia. L'appuntamento a tutti voi, gentili telespettatori, è sempre il venerdì alle ore 20 sul canale 12 di Rete 7. Arrivederci a tutti, buona serata.